Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Atomic Hearts. Secondo episodio, se devo essere sincero devo fare un recap di quello che è successo nello scorso episodio. Non ho capito niente, quindi andiamo avanti per favore. Andiamo avanti, siamo in questa struttura, abbiamo potenziato l'accetta, abbiamo trovato... What the fuck? Ok. Abbiamo trovato... Il robot... quel robot lì. Ok? Quel robot lì va bene come descrizione, no? Il finale dello scorso episodio era epico. Non c'è corrente. Ok, la devo ricollegare, va bene. Perfetto. Gente morta, ovunque. Oh, qua. Fantastico, cazzo. Vabbè, dai, si fa. Me lo fai fare? E fammi indovinare. Tu non puoi aprire questa serratura. No, ovvio, no? Charles. No, ma posso impostare un punto intermedio. Ok, sì, vabbè, l'avevamo fatto già nello scorso episodio. Finalmente inizia a renderti utile. Wow, ok. Quindi? Ah, no, non possiamo questo, ok. Devo trovare qualcosa per poter aprire lì. Va bene, ok. Allora, intanto abbiamo un nuovo potere. La scossa elettrica. Ora ce l'ha dato il robottone magico. Questi rumori fanno sempre più paura. Ce l'ha dato il robottone magico dopo che abbiamo fatto robe con... Oh no, è pieno di robot. C'è una telecamera dente di leone lassù. Ok. Se ci rileva, presto questo posto brulicherà di robot. No. È quella là? Ok. Fuori uso con un IEM. Ok. Quindi, stealth, va bene, stealth. Ok. Non mi piacciono troppo. Cioè, non è che non mi piacciono, non sono capace, ormai. Tieni premuto e rilascia F. Però non ha fatto... Dove cacchio è sta telecamera? Ah, è quella lì. Come cacchio la lanciamo? Non me la lancia! Ok, è andata? Perfetto. Ok, sempre più bella sta situazione. Mi hanno tutti morti. Cosa c'è qua? Ah, la chiave? Ok, quindi posso tornare... Perfetto. Ma prima do un'occhiata veloce in giro. Mi servono dei pezzi per potenziare la mia arma, altrimenti non andrò molto lontano. Non mi sognerei giustamente. Mai di fermarti. Ottima mossa, Charles. Dov'è il robottone di prima? Oh, là c'è una telecamera di quelle lì strane. Tutti morti, ovviamente. E i robot si sono girati e hanno detto è tempo di uccidere. Sempre il massimo, no? Sempre il top queste robe. C'è un motivo per cui bisognerebbe distruggere tutti i robot. Questo è il motivo. Solo questo. Mi fai... Ah, è da questa parte. È che... prendere gli oggetti, vabbè, è un po' una rottura. No, m'ha visto il robottone! Calmati. Sì, Superman pancia ti sta fa... Mi dispiace. Crepi o no? È crepato, sì. È crepato, a posto. Ok, quindi cosa succede se io... giusto per capire, no? Giusto per... Ok, no, beh, posso fare anche così, ok. Da lontano. Ehi, cassa magica con robe. Ok, era questo che volevo prendere alla fine, no? Ah, qua è chiuso, ok, quindi giro indietro. Va bene. Oh no, si è riattivata. Ah, vabbè, ma... Il range è buono, ok. Torniamo là, perfetto. È un po' troppo creepy sto posto, ve lo dico. Sistemare tutto? Già, è uno spettacolo preoccupante. Ogni modo buono. I robot saranno in grado di riparare i danni abbastanza rapidi. Ehi, mettiamo un biscotto. Il problema non è il robot. Anche alle serratore piacciono i biscotti. Giusto? Cioè, servirà la moneta per... Sì, ti piacciono i biscotti? Vabbè, ok.
Ok, la battuta del ti piacciono i biscotti? Non mi attacca nulla da dietro, vero? Si tratta di un sistema di sicurezza passivo. Ok, va bene. Allora, relay di sicurezza. Sblocca la funzionalità dei relay di sicurezza passivo ordinando in modo corretto i flussi magnetici. Ok. Ho visto cose simili diverse volte. Ah, i rossi sopra? Non abbiamo codici. Dovrai cercare. Ok, quindi il blu sotto. Ah, tu credi? No, perché? Io che pensavo di rimanere qui finché non si fosse. Perché il blu non cambia? Vuole due rossi sopra. Come faccio a cambiare rosso? Ah, beh, perché è questo il laser, ok. Ok, vabbè, easy. Ok. È stato anche abbastanza easy. Decodificatore. Io non riesco a leggere niente con l'effetto che fa, mi dispiace. Mi dà troppo fastidio leggerlo, sono sincero. Ok, va bene, posso andarmene? Sembrerebbe, ok. Basta che non ci siano i robottoni a farmi il culo. Perché, vabbè, quelli sono fastidiosi. Ok, va bene, non cambia niente. Ok, posso prendere, no? Ok. Sarò sincero. Questo gioco è fighissimo, ma non ci sto capendo niente. Sono proprio sincero con voi, non ci sto capendo un cacchio. Stavo soltanto cercando di semplificarti le cose. Puoi semplificarmele piantandola di starmi addosso. Ho paura di aprire le porte. Che cazzo è stato, madonna? Un manipolo di traditori è riuscito in qualche modo ad accedere al collective. Eh beh, oh, si può. Migliori di tutta l'Unione Sovietica. Oh, succede. Il collective non è stato violato. Ah, ok, quindi aggirare gli algoritmi creati dal team. Quindi tecnicamente che cosa è successo? Delle conseguenze. Allora perché diavolo sta succedendo tutto questo casino? I traditori hanno inserito traditori? Una falsa modalità di combattimento in uno degli algoritmi del collective. Ok. Che fa sì che l'hub centrale percepisca tutti gli umani come soldati. Ah, giustamente. Ci vorrà del tempo. Eh beh, ovviamente, tempo in cui la gente muore, fine. Giustamente, ok. Al di fuori della struttura. Giustamente, giustamente. Qua? Grazie. Che succede? Crashino time. Ci sta, è appena uscito. Ok, sembra non sia stata male la cosa, cioè nel senso, vabbè, effettivamente ero qua col salvataggio. Peccato un attimo solo il crashino mega gigante, però vabbè. Le scoperte di Vavilov sono la chiave per un buon raccolto. Ok, va bene. Andiamo di là a vedere. Tanto, robot, niente? Se ben ricordi, la porta è bloccata elettromagneticamente. Sì, ok, quindi... Ah, gli do energia. Scusa. Continua. Scossa in combattimento. Usa scossa sui nemici per immobilizzarli o addirittura ucciderli. Ah, ok, va bene. Ok, quindi... Dove mi ha beccato? Va bene. Ah, solo così fa... Speravo effettivamente fosse... Madonna. Speravo effettivamente fosse qualcosa di serio. La scossa. Ma non sembra così buona. Ma è... Ma vaffanculo che c'era il coso lì. Un po' il combattimento è un po' strano, devo essere sincero, Vuoi crepare? Ok. Il combattimento è un pochino strano, cioè nel senso è che sono molto spugne. Madonna, oh, ma più andiamo avanti, più qua e troviamo solo gente morta. E non credo che ci sarà nessuno in vita. Ok. Salve. Oh, ok, un'altra stazione di salvataggio. Ah, c'è quella per... per migliorare le armi. Salve. Organizzazione in corso. Chef. Ci siamo. Posso? Posso? Ok. Allora, cosa posso fare? Ah, il pompa. Ah, non ho la pistola, ok. Ah, guarda quante armi. Guarda quanta roba. Armi consumabili, munizioni, pistole, cartucce. Ah, ok. E
Potenzia, noi potenziamo lo svedese. Come posso potenziarlo? Impugnatura? Ok. Manico ergonomico? Beh, mi sembra che ne ho abbastanza. Però cosa posso fare qua? Ah, ok. Ok. Aumenterà tipo i danni? Ok. Livello 2. Aumenta i danni per carica. Ok, continuiamo. Questo posso ancora? Sembrerebbe di sì perché... Ah no, non ne ho abbastanza, ok. Però posso migliorare le altre robe. Base, mi manca un po' di roba. Una cartuccia, ok. Permette di installare uno slot cartucce. E che... What? Non ho capito, vabbè. E sul pompa invece cosa posso migliorare? La canna... Ah vabbè, hanno tutti il loro livello, madonna. Aumenta i danni e riduce il rinculo. Questo noi lo installiamo, ok. Arma cartuccia, modulo cartuccia. Non ho abbastanza. No, non ho più abbastanza. Questo qua, Polygon 1. Ah, va bene, ok. Dispositivi di mira, va bene, ok. Ma più che altro. Vabbè, dai, inizia ad avere un po' di colpi. Cazzo! Ah, ok, 4 colpi. Scusa, e per quanto riguarda i colpi? Per quanto riguarda i colpi, che com'è? Munizioni proiettili di fucile. Ah, però quanto costano? Madonna! Costano un casino. Costano veramente un casino da fare. Non credo che convenga. Cioè, credo che il pompa sia l'ultima risorsa, no? Se proprio ci sono milioni di quei cacchio di androidi. E dobbiamo... Androidi, poi robot, in realtà. Questi sono semplici robot. Invocati questo! Crepa schifoso. Ok. Che cos'è? Ah, ok. Va bene. C'è qualcosa che si muove? Qualcosa che mi attende? Chiedo perché effettivamente è un pochino horror sta roba. Ah, ok. Aspettiamo un attimo. Andiamo. Qua niente, ok. Mi attende qualcosa o qualcuno che può uccidermi? Lo chiedo. Non si sa mai. Si può nuotare nei polimeri. L'ho già fatto, è bello in effetti. Come nuotare con le balene e i delfini nell'oceano. Va bene. Tranquillo. Ok. Nuotare nei polimeri. Ok, shift per emergere. Come dovrebbe funzionare? Non ho mica capito. Non perdo vita? Mi sa che sto per perdere vita. Fuori? Oh, ok. Salve. Ovviamente chiuso a chiave. Beh, giustamente. Questo è diverso, una serratura a combinazione. Ah, devo trovare la combinazione. Cerca in giro. Forse qualcuno conosce. Qualcuno? Mi spaventa la cosa qualcuno, sono sincero con voi. Qualcosa deve muoversi, qualsiasi cosa. Ok. Oddio santo. Ok, va bene, diamo energia. Sì, spaventa sempre di più, ragazzi, ve lo dico proprio chiaramente. Sto posto mi dà sinceramente i brividi. Ah, ok. Oh. Che cacchio. Ok. Ok. Quindi non è un morto a parlarmi, ma il polimero neurale nella sua testa, giusto? In parole povere, sì. Quando svanisce, okay. La memoria polimerica neurale memorizza temporaneamente... Com'era così? È inquietante. Così, no? Sì. Per quanto tempo parlano? Un nostro schema con precisione, all'incirca per un periodo che va da un minuto. Non funzionerà senza uno schema. È tutto bloccato. Madonna, no, è super creepy. No, raga, no, raga, è super creepy. È super creepy, lo giuro. No, lo giuro, è super, super creepy. Benvenuti, passeggeri. Siamo pronti a partire i vostri posti. È veramente super creepy. Mi dispiace, ma non lo faremo spesso. Quanto va veloce sta roba? E il 3-2-1? Sarà un viaggio movimentato.
Va bene. Oddio. Oh Madonna santa. Wow! No, ci sono gli androidi, li ho visti. Android robot. Oddio, è pieno. Uzio signore, è pieno. Aiuto. No, 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 calmati, mi sta venendo il vomito. Sì, i raggi laser anche, ovviamente. Aiuto. Ok. Aiuto. Raggi laser dagli occhi. Va bene. Dovevano ovviamente mettergli le armi, no? Cioè, si poteva risolvere tutto se questi cazzo di androidi... Ok, calma. Questo ce lo distruggiamo tranquillamente. Dobbiamo trovare un modo di proseguire. Ma francamente scendendo. Non saprei proprio come riuscirci. Arrampicandoci boh, che cosa te devo dire? Non è ovvio? Ti intendi di scalate? Sono un soldato della squadra speciale, non un civile smidonato seduto dietro una scrivania. Sono addestrato per ogni evenienza. Devo ammetterlo, saperlo mi rincuora. Buono. Ah, ok, va bene, la roba gialla. Ci sta assolutamente. Non vai un pochino più veloce, però? Devo fare i salti, vero? Ok. Andiamo. Dopo dobbiamo schivare quelli, vero? Giustamente. Oh! Porca puttana, ma che cazzo è stato? Hai ottimi riflessi, maggiore. Puoi scommetterci. Ok, ci siamo. No, non ci siamo in realtà. Possiamo andare con calma. Charles, quello era un Burav, giusto? Un Burav. Ok. I Burav sono in grado di perforare anche il... Wow, 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 wow. Calmatevi. Per quanto riguarda la nostra inevitabile conquista di tutti i pianeti del sistema solare. Giustamente. Sempre più creepy, eh. Più andiamo avanti, più tutta sta roba è creepy, eh. Qua? Ah, non c'è niente. Ah no, ok. Bene, saliamo là dentro, che vi devo dire? No, 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 mi dispiace. Sì, sì, vado di fretta, veramente. Bellissimo. In condizioni questo normali, è morto. La rete delle funicolari collega tutti i settori sotterranei della struttura. Ok. La prossima volta dovrebbe essere più facile. Grazie, amico, ma credo che me la farò a piedi. Wow, 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 wow. Calma, un attimo. Ehi, questa è la mia fermata. Che viaggio piacevole. Uai! Ok, madonna, avevo paura. Qui però non si apre. Ehi, raggi laser! Let's go, sempre fantastici quelli. Ah, qui, ok, salviamo. Progetto sbloccato Volpe. Ok. Questa è chiusa, ok. Le porte fatte così sono chiuse. È una persona? Un muro laser. Un dispositivo ad alta sicurezza, lo si mette per un motivo. Aia. Se ne vedi uno, significa che c'è qualcosa di importante dall'altra parte. Beh, giustamente. Attenzione, compagno maggiore. Infatti, il centro di distribuzione che stiamo cercando è qui. Caro, sei tornato. Salve. Mi dispiace. Devo attraversare un muro laser. Preferibilmente via. C'è qualcosa che posso usare? Oh, tesoro. È estremamente rischioso. Dovresti rimanere qui con me, invece. Farò tutto ciò che vuoi. Ok. Andiamo. Mi aveva dato il progetto Volpe, però. Oh, ok. Che modi? Sto tremando. Infila il tuo polimero dentro di me. Non farti comandare da lei. Non abbiamo tempo da perdere. Non ascoltarlo, ragazzone. Vuole soltanto separarci. Lavati quello stupido guanto. In fila. Potremo stare insieme per sempre. Bene, bene. Vuoi che ti dia un pugno?
o che ti faccia a pezzi. Preferisci davvero uno stupido quanto a me, dolcezza? Come te la caveresti in questo mondo crudele e violento senza di me? Alla grande. E poi non è che tu mi stia davvero aiutando. Ma non posso. Beh, oddio, ti sta creando le robe. Ho bisogno di polimeri e di altri componenti per farlo. Metti il tuo polimero dentro di me. Cosa? No, ti prego. No. Metti il tuo polimero dentro di me. Cristo santo, veramente. Ok, va bene. Che abilità è? Il bacio di Nora. Per poco tempo, se viene inflitto un danno letale, i tuoi PS rimangono a 1. Dopo la ricarica è possibile usare di nuovo l'abilità. Ok, va bene. Avrai i tuoi polimeri e i tuoi preziosi componenti. Sbrigati a installare la protezione laser. Come vuoi tu, Stallone. Aggiornamento avviato. Rilassati, okay. E divertiti. Promettimi solo che mi dirai ancora porcherie. Oh, che voglia di picchiare. Sì, sì, punissimi, padrone. No! Adoro i maschi dominanti. Ah, Cristo. Oh, santi Dio, cosa sto sentendo, raga? Cosa il sto sentendo? Ok. Attraversare il... Aia, che mi ha lasciato poca vita. E beh. Aia, ok. Andiamo avanti. Eh? Che succede? Ok. Che cosa sta succedendo? Tranquilla, tesoro, sto a una favola. L'operazione è stata del tutto indolore. Deve essere il tizio di Sechenov. Larissa, tu gli hai parlato? È stato attaccato da un gulag. L'abbiamo portato in infermeria e poi non potevo lasciarlo morire di sanguinato. Oh. E invece potevi. Ci avrebbe risparmiato un sacco di problemi. Quando parli in questo modo, mi fai paura. Ci vediamo all'uscita. Arrivo subito, tesoro. Spero non sia troppo tardi. Sperare è pericoloso, mani in alto. Victor? Che succede? Che c'è, sei sordo, mani dietro la testa. Victor? E tu chi sei? Victor? Sono il maggiore Nicef, operazioni speciali. E questa è la tua ultima domanda. Andrai a Chelomei. Victor, mettiti in salvo! Chelomei. Ma certo, compagno maggiore. Intruso. Cosa? Intruso! Attenzione. Fermati! Attenzione. Ok, è successo qualcosa. È successo qualcosa che forse era meglio non succedesse. Quella là era il medico che tipo ci ha salvato, aveva detto. Sì, quella roba là. Comunque, cosa devo fare? Oddio, è pieno. No, 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 è pieno bombato. Porca di quella, mannaggia. Mi serve usare il pompa, eh. Vieni qui. Bom. Bom. Oh oh, i colpi. Ok, te a mano. Via. Piuttosto bravo a dare ordini a quei robot. Perché li sta controllando lui. È probabile. Chiuso a chiave quella maledetta porta. Petrov è scappato con una fonte di energia mobile chiamata candela che alimenta il sistema di chiusura di emergenza. Quindi mi serve qualcosa qua. Non può essere aperta senza una candela. Troverò una candela. Ma ancora? Mannaggia te. Dobbiamo muoverci. Ma qua non fa niente. Ok, di là. Ho capito. Ho capito. Ora vado. Tranquillo. Charles. Qua non apre, quindi ok. Charles, cos'è quella betulla in vetro nella stanza laggiù? È il famoso generatore di energia PEC 4. Proprio così. La betulla PEC 4 è un generatore di energia vegetativo a base di polimeri. Va bene, quindi sperimentale è il primo passo del nostro programma verso la conquista di pianeti lontani del sistema solare. Ok. Addio soldato o quel che è. Oh, è questo qua? Ma devo per forza trasportarla sempre in questo modo. La candela è un equipaggiamento complesso e instabile. Non puoi riporla nel tuo zaino insieme agli altri. Ah, giustamente. C'è un'alta probabilità di destrutturazione. Ok. Come un'esplosione? Per forza.
ma la candela verrebbe disattivata. Ah, quindi beh, giustamente, ok. Va bene. La candela è molto resistente. Puoi farla cadere e perfino lanciarla apposta. Non si farà neanche un graffio. Va bene. Non credo che sia così, però va bene. Qui dentro? Ah, ok. Quelle pale caricatrici sono impazzite. Ma, scusate. È opera di Pedro. Ah, no. Attento. Le pale caricatrici questo... ah, vabbè, sono okay. estremamente resistenti. Non riuscirai a danneggiarle con una semplice ascia. Va bene. E quindi cosa devo fare? Abbastanza bene con gli svitati, metallici e non. Qua non apre, rip. Ok. Di qua. Devo stare attento lì. Che cosa fa sta roba? Ah, devo passare, basta. Dai, apriti. Dentro, ok. Pericolosi quelli. Chi è morto? Sembra la voce di Petrov. Spero che il cervello di quel coglione non sia finito sul pavimento. Ci serve vivo. Sbrigati. Posso passare, no? È quello che sto facendo? Ah, li disattivi così, ok. Non di qua, aiuto. C'è stata una perdita qua. Nel laboratorio delle alghe. Ok, perfetto. Posso uscire? Ok, grazie. C'è stata una perdita. Oh, l'androide. E pare che siano usciti materiali. Crepi? Oh! Cos'è questo? Cosa devo fare? Bene, bene, che cosa abbiamo qui? Salve! Questo è il Luna. Perché non mi fai attaccare? Fammi attaccare! Aprirà appena ogni foro. Fammi attaccare! E che cazzo? Fammi attaccare! Vaffanculo. Non mi posso neanche curare. Posso? Mi è fattibile? Oh! Oh, alleluia. Sì, vabbè, dropkick a sto... ca... Vieni qui. Ma super panciati la faccia, va. Esplodi, ok. Ancora? Oh, oh no, la telecamera! Porca Eva, la telecamera! Ecco perché stanno arrivando tutti. L'ho vista ora. Era la telecamera a rompere le balle. La canzone è un po' strana, ma mi piace la voce di lei. È una radio del futuro quella. Proprio così. Di qua. Il professor Lev. Laggiù in fondo? Ah, di qua. Esci? Grazie. Ok. Un altro potenziamento? La pistola. E girerò intorno. Non così in fretta, compagno maggiore. Ok. Capisco che le interazioni con questo modello possano risultare spiacevoli, ma sarebbe prudente controllare se ha qualcosa che ci possa. Beh, giustamente. Se vuoi recuperare un'arma decente, ne sarà falsa la pena. Un'arma? Un'arma e basta? Va bene. C'era la pistola, no? Avevo il progetto per la pistola, no? Elettro, scegli un'arma. Ok. Ti sei liberato di quello stupido guanto? Aspetta e spera. Quanto mi piaci quando ti arrabbi. No, non volevo attaccarti. Credami, puniscimi. Sono stata cattiva. Ho dovuto sbarazzarmi di un altro disgustoso verme. Cosa? Hai ucciso un'altra persona? Ok. Ma è passato troppo tempo dalla nostra. Ti piace? Scusate. Mi sono impegnata. Ok. Bellissimo. Quanti colpi ho di sta pistola? Giusto per capire. Potresti gentilmente smetterla di uccidere la gente? Posso uscire almeno? Mi fa. Ah, di qua. Come dovrebbe funzionare questa pistola? Non vedo colpi. Cosa vuole Petrov dalla riparazione? Cioè, se io guardo il pompa ho i colpi. Sta pistola no. Il controllo di noi. Cos'è una pistola? Ah, è una pistola. Ah, eccola lì, la devo ricaricare, ok. Si è accorto che messi di fronte a robot ostili
I dipendenti si difendono. Ah beh, giustamente. Se difendono la struttura, cercheranno di ottenere armi più potenti. Beh, giustamente. Se qualcuno lo trovasse e gli sparasse come il traditore pezzo di merda che è. Molto probabile. Perché sta musichina? Se Petrov non è riuscito a mettere le mani su una. Tengo la pistola in mano, non si sa mai. Qua sotto? Ok. Apri tutto. Ci sono. Mi fate uscire? Salve. Eccone uno. Andiamo. Ok. Ecco il secondo. Perfetto. Ed ecco il terzo. Fatto. Forse. Credo abbia funzionato. Qua? Ah, ok. Ok, dobbiamo provare sta pistolina. No, ah, gli danneggia. Becca di questo. E questo. E mori. Tifoso zombie. Quello là è impazzito? Nora, e non dimenticarti di apprendere abilità attive e potenziare le tue armi per completare le missioni nel modo più efficiente possibile. Sì, va bene, ok. Grazie mille. Qui salviamo. Ok. Dove siamo esattamente? Questo è l'archivio dei semi. L'archivio dei semi? Del complesso Babilov. Ok. Qui sono conservati campioni di semi di ogni tipo. Ah, di vabbè, sì, ovvio, per coltivati sulla luna. Giustamente, no? Se vanno in un altro pianeta, servono i semi per creare le armi e tutto. Le armi, scusate. Le varie piante e tutto. Mangiare cibo, no? Uccide? Non lo so, Mi sa che uccide se mi becca. Sì, infatti mi fa cadere, ok, fa danno. Cioè, non è che mi sta uccide, però. Un po' di danno lo fa. Cazzo di crostini! Sulla croccantezza non c'è. Wow! Taci, Charles, non ho tempo da perdere. Fatto una cavolata? No. No, si stanno attivando tutti gli androidi. Venite, no, cazzarola. Aiuto. Quanti cazzo sono? Crepate. Ok, forse non dovrei prendere stelotte da 12 androidi in uno. Non dovrei, sinceramente. La telecamera, ecco che cos'era. Bene. Puoi crepare? Potete crepare tutti? Ok. Cazzo, mi manda altri robini. Wow! Aia. Quanto cazzo è grande sto posto! Poi mi sa di boss, poi dopo, vabbè. Ok, no, devo stare attento, devo stare letteralmente attento alle telecamere lì. Sono pericolose. Fanculo, andatevene via. Crepa. Esplodi. Così la smettete? Ok. Posso andare? Posso andarmene? Oh. Va bene, si sale forse. Boh, non lo so. Ok. Salve. Come sei crepato te? Boh. Non lo voglio neanche sapere, sinceramente. Fanculo! Crepa! Non rompere il cazzo! È dentro qua, eh? Dentro qua siamo safe, no? Qua siamo safe, no? Ok.
Perfetto. Calma e sangue freddo. Ergonomia delle armi? Armi di energia. Pistole e armi corpo a corpo per ottimizzare le risorse a tua disposizione. Ovviamente sì, cioè uso l'arma corpo a corpo, farò schifo nel combattimento, ma abbiamo più chance di non sprecare robe? Beh. Va bene, andiamo a vedere un po'. Cosa posso creare? La volpe, ok. E scusate, voglio giusto capire. Potenza. Quant'è il danno di questa? Ok, il danno di questa è questo. E se io creo la volpe... E il danno è lo stesso, quindi no, non credo che sia tutta sta gran roba da creare. Però ci sono un bel po' di armi. Porca Eva, quanti. Ah, anche il Kalashnikov, ovviamente. Va bene, continuiamo a potenziare questa, che almeno facciamo danni. Ah, cacchio, non ce ne ho. Impugnatura cosa ci permette? La ricarica degli attacchi speciali aumenta il bonus energia. Mentre la cartuccia permette di installare uno slot cartucce. Sì, vabbè, ma questo non credo. Questo cos'è? Aggiunge un attacco speciale. Pitra non può essere abbattuto da un attacco nemico. Ma installiamo l'attacco speciale. Quando rimuovi un potenziale recuperi le risorse. Ah, no, ok. No, no, ma scusate. Ah, io al momento ho il colpo schiacciante. Ok. Vabbè, facciamo il colpo potente squarciante. Va bene. Lo posso anche potenziare? Lo posso potenziare. Ripristina di 5 la salute. Ok, dopo l'uccisione di un nemico. Non è malvagio. Quindi è questo attacco qua? Io tengo tutto, poi... Boom! Ok, va bene, capito. Va bene, allora possiamo andare. Andiamo. È là sotto che devo arrivare. Dobbiamo stare attenti alle telecamere. Solo quella, eh? Calma e attenzione alle telecamere. Apri, apriti. Ok, perfetto. Come ci salgo qua? Non voglio mica scendere, no? Wow! Wow, cosa mi ha colpito? Che cacchio mi ha colpito? Ah, ok, posso andare qui. Ok, perfetto. Qua posso entrare? Madonna, è buio, non si vede niente, eh. No, credo che dobbiamo andare di qua. Ok, giù di qua. Perfetto, e di qua. Porca di quella merda. Scusate, eh. Ho fatto la cavolata. Ok. Come passo? Ah, è quello così, ok. Che cazzo volete? Madonna, mi sono cacato in mano. Vieni, 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 vieni. Ma beccati sta ammazzata in testa. Stronzo. Ah, ma c'è quello. Non mi serviva a bloccare la telecamera. Posso aprire, no? No, 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 no. Fanculo. Cazzo. Prendi questo. Non ti vedo nemmeno, momenti. Muori. Vieni qua che ti smacello la testa. Madonna. Ecco, crepa. Curativa quel robo là. Questa? Non riesco a capire un cacchio con voi, ve lo giuro. Devo disattivare la telecamera. Ok. Cerchiamo di non failare, Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Via. Lasciami passare. Andiamocene via di qua, Madonna Santissima. Wow! Calmati. Qua dietro c'è qualcosa. Sicuro? Infatti, vabbè, qualcosa, poi. Un po' di oggetti, amen. Ok, possiamo scendere? Ok, dentro qua.
Ok. Di qua? Perfetto, preso. So che sei qui, Petrov. Non puoi scappare. Ti concedo 10 secondi per arrenderti. Che gli è successo sto qui? Per le mie letture biometriche, Petrov è di fronte a noi. Ah, sì. Ed è morto. Cazzo di crostini. Wow! Merda. È proprio Petrov. Sapevo che sarebbe andata così. È stato... Mago, IP3, risponda. Capito? Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere, non la sua testa. Una pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Bel problema. E dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto. Mi dispiace, cosa devo fare qua? Sono arrivato troppo tardi. Come faccio? Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? Ah, ok. Due anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH. Oddio, è un macello, ok. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Ok, cosa perfetto. Di peggio? E quindi questo così. No. VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, mago. Come? Adesso chiudo. No. Non è così. Ok, oh Dio santo. Ok, ancora uno. Oh, ok, perfetto. Che odio sti puzzle. Ok, va bene. Mi devo portare dietro questa, no? E soprattutto non crepare da sti robi. Giustamente, ovvio. C'è anche quello da non creparci. Secondo me la devo portare in giro, madonna, guarda che roba. Aspettiamo un secondo, qua? Ah, ok. Non c'ero entrato qua prima. Prendiamo gli oggetti, va? Salviamo, perfetto. Dov'è la mia pallina? Eccoti qua, pallina. Vieni, andiamo. Quando vuoi, grazie. Ok. Aia. Devo andare lì? Va bene. Ah no, là. Ah, serviva la pallina qui. Ok, ora? Ah, serve un'altra pallina qui. Dove la trovo quest'altra pallina? Dove l'ho missata l'altra pallina? Ah, beh, quella sopra, ovvio. Quella sopra. Non dobbiamo più essere lì, quindi... Questa qua. Vieni qua, pallina. Ok. Ah, oh, ovviamente. Dov'era quella stanzetta? Dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale. Ma hanno attivato un sistema che fornisce polimeri speciali al sistema di supporto vitale della vettura. Il sistema di supporto. Capito? Vitale. Quindi devo andare di qua. Funzioni principali: mantenere una temperatura ottimale, eliminare gli insetti. In altre parole, quattro colonne, quattro barattoli. Quindi quattro stanze. Charles, sono al laboratorio del caldo. Diventerò un cazzo di crostino se rimango qui troppo tempo? No, nel laboratorio del caldo o termarium, solo termarium. I richiedono Merda. Da dove arrivano tutti questi mostri? È solo un'ipotesi. Che cosa cazzo sono? Di cadaveri di soldati infestati dai germogli. Giustamente, no? Prendi per il culo. È solo la mia impressione. Quindi ci sono anche gli umani. Madonna santissima, ma quanti cazzo di danni fanno? Qualcosa deve essere andato storto dopo che ma va. Ha causato quel malfunzionamento. Ok, quindi ci sono anche tipo degli zombie ora. Giustamente. Giustamente anche gli zombie. Ed è pieno bombato, Occhio per occhio, no? Esplodi, ok. Qua? Posso entrarci? Cos'è questa luce? Che cacchio è? Tieni aperto, per favore. Andiamo. Apri la porticina. E... Cazzo di crostini. Questo posto è sempre più un disastro. Porca Eva. Mi ha visto. Mi hanno visto. Non ho molti colpi,
cazzo. Sì, vabbè, ma ci si mettono anche loro, eh. Quanti sono? Ok, crepano in breve anche loro. Madonna, quanti. Ma io ho premuto, però va bene. Wow! Mi sono cacato in mano. Crepa. Non so se sto facendo bene a usare tutti sti colpi di pompa, sono sincero. Va bene, comunque ora abbiamo anche gli zombie. Va bene ragazzi. Non sono solo androidi, sono anche zombie. Let's go. Sembrano più che altro, sapete cosa sembrano? Ve lo dico proprio. Il Cordyceps di The Last of Us. Va bene, ok. Perfetto. Oddio, ancora. Sì, vabbè, va bene. No, 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 ma certamente. Ok. Va bene. Cazzo, quanti siete? Molti, troppi. Troppi, troppi, troppi. Veramente troppi. Troppi per tenerne anche il conto. Un altro là, questa non si può aprire. Questa? Ovviamente no. Questo che cosa fa? Fa che esplode, ok? Va bene, ok. Ok, questo qua si esplode, effettivamente esplode. Che cazzo è stato? Salve! Giustamente. Credevo che potesse essere finita la cosa, no? Madonna, quanti diamine sono. Crepi? Oh, crepa. Anche io che pensavo fosse uno solo. No, 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 no. Il cazzo. Sti diamini di zombie ce li lasciamo per... Cosa succede stavolta ora? Aiuto. Di solito questo è un innocuo robot geodetico da geodetico. Di solito, non oggi, vero? Che altri trucchetti avrà in serbo? Non lo so e non lo voglio scoprire adesso. Non ho accesso ai dati di questo modello. Vorrei giustamente, ovvio. Non potrei essere più d'accordo, compagno maggiore. Forza, troviamo quel barattolo. Perfetto. Almeno non dobbiamo trovare l'entrata di questo laboratorio. Oh, colpi per la pistola, ok. Munizioni, progetto sbloccato, munizioni per PM. Munizioni per PM, quindi per questa. Ok, perfetto. Va bene, ragazzi, direi finiamo qua con questo secondo episodio. È stato pieno di emozioni, è pieno anche di zombie, robe da fare. Detto questo, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto questo secondo episodio di Atomic Heart. È stato un piacere, lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.